aspettando? Fosse tutto dal Signore, lui decide cosa fare. Fosse tutto dal Signore, mi impedisce di cadere. Ciao a tutti, questa era la mia entrata a effetto. Ok, iniziamo con la ottava puntata della trasmissione Posseduto dal Cinghiale col vostro Darione il Cinghiale. Siete pronti? Ok, partiamo con la prima ora schitarrata fino alle 22 per poi passare come al solito all'ora elettronica dalle 22 alle 23. Oggi ho deciso di iniziare alla grande e vi presento subito un pezzone. Io lo adoro, è uno dei pezzi che più mi prende il cuore. È una cover, ma come al solito, o come comunque le cover che piacciono a me, non come al solito, ha superato la canzone originale. Sto parlando dei Machine Head, gruppo storico di crossover e new metal, che hanno fatto, tra le bellissime canzoni che hanno fatto questa cover, che è la canzone, è una canzone dei Police dal titolo Message in a Bottle. È grandiosa, hanno fatto una versione da accapponare la pelle. Signore e signori, iniziamo alla grande con i Machine Head e la cover di Message in a Bottle. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day, there's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I hope that someone gets my message in the
iniziato veramente alla grande con i Machine Head e la loro cover di Message in a Bottle dei Police. Veramente da capponare la pelle, grandiosa questa cover. Ma andiamo avanti e vi ricordo che stiamo trasmettendo dalla web radio, anzi Visual Web Radio, Onda Radio, concertando direttamente da Villa Sirtori a Olginate. Io sono Darione, vi ricordo il numero per comunicare con me tramite WhatsApp, che è 371-6542578. Su via, non lasciatemi qui da solo. Andiamo avanti con la nostra trasmissione musicale e vi ricordo che al principio c'erano i Nirvana, che hanno inventato il grunge. Poi questo grunge si è evoluto e sono arrivati i Caius, che hanno creato lo stoner. E poi c'è arrivata una serie infinita di gruppi che hanno cercato di copiare i Caius, soprattutto la distorsione della chitarra dei Caius, che era cupissima e è un segreto veramente custodito in cassaforte. Nessuno ha mai capito come facesse il chitarrista dei Caius avere quella distorsione. Poi qualcuno ha detto: forse è meglio che la smettiamo di copiare e cerchiamo di far evolvere il genere a modo nostro. E sono arrivati Fu Manchu, e proprio da loro noi adesso andiamo avanti. Vi farò sentire questi, appunto, Fu Manchu con la canzone Tunnel Vision. Pronti all'ascolto, Fu Manchu! Ascoltato i Fu Manchu con la canzone Tunnel Vision. Dedico questa canzone a mia cugina Chiara, che è strippatissima per questo gruppo, ne ha ben d'onda perché veramente è bello bello bello. Ma andiamo avanti da Onda Radio, adesso andiamo un po' più sul classico, sul punk classico, e torniamo ai miei amatissimi Clash, che, come penso avete già sapete, comunque potete intuire, avevano dei testi abbastanza impegnati. Il testo, la canzone che voglio presentare oggi, parla di guerra civile. Allora, guerra civile purtroppo è uno dei mali principali che ha subito quasi tutto il mondo. Alcune guerre civili sono
sono diventate famosissime, vedi quella della di secessione americana, per fare un esempio tra i tanti. Abbiamo avuto guerre civili in Spagna durante il franchismo, guerre civili in paesi che dove l'abbiamo saputo molto dopo, tipo Albania, eccetera, eccetera. E diciamo che i Clash hanno ipotizzato una guerra civile che non è mai stata fatta, ma in futuro. Una guerra civile in Inghilterra, dove c'è uno scontro di poteri tra chi detiene il potere e crea molta disuguaglianza sociale e il popolo, il proletariato, che vuole invece più uguaglianza sociale. È nato dal disco, che è il secondo in ordine cronologico, Give Me Enough Rope. Adesso vi trasmetto la canzone, appunto, dei Clash, English Civil War, The Clash! Abbiamo appena ascoltato i Clash, che nonostante i dischi siano veramente datati, qua stiamo parlando del 1978, sono molto molto attuali sia dal punto musicale che dal punto di vista della lirica, dei contenuti delle canzoni. Ma come già vi ho detto varie volte, dal punk si è evoluto un genere stranissimo che è stato chiamato post-punk, molto più cupo, infatti dopo è diventato dark, eccetera. E adesso vi voglio presentare un rappresentante di questo genere. È una rielaborazione molto moderna, è molto recente questa canzone, ma si rifà tranquillamente alle origini di questo genere, pur avendo inserito abbastanza parti elettroniche insieme agli strumenti tradizionali. Ma stiamo presentando Dark e quindi ci vuole atmosfera. E adesso un attimo mi faccio il primo piano e creiamo l'atmosfera. Ok, abbiamo creato l'atmosfera per il Dark. Cupa, come deve essere questo genere. Mi sento tanto film horror, eh? Comunque,
Adesso vi presento questa canzone. L'artista si chiama Oliver Merson e la canzone si chiama Manipulator. Vai col Dark! Grandissimo pezzo, Dark, vi ripeto il nome perché è praticamente sconosciuta questa persona, l'ho trovato casualmente girando su YouTube, si chiama Oliver Merson e la canzone Manipulator. Avete visto, abbiamo creato l'atmosfera come se fosse la pagina 777 di Televideo, la descrivo quello che abbiamo fatto per chi non ha la parte video. Praticamente ho spento tutte le luci dello studio, ero illuminato solo dal LED blu del microfono e faceva veramente un'atmosfera da praticamente a fine horror, adattissima all'atmosfera della canzone. Adesso ovviamente ho riacceso le luci perché è passato il momento dark e adesso iniziamo a massacrare, perché in effetti il momento dark era abbastanza molto bello d'atmosfera ma morbido, e adesso ragazzi va ammazzo. Questo è uno dei gruppi principali del thrash metal, è molto vecchia questa canzone, siamo negli anni 80.
È un gruppo che ho adorato, alcuni pezzi no, perché purtroppo certe cose che scrivevano proprio come testo non mi piacevano, ma quando si mettevano a scrivere come si deve facevano di quei testi assolutamente impegnati. La canzone che vi voglio far sentire si intitola Chemical Warfare. Potrebbe essere una canzone di Dead Kennedys che l'hanno fatta ancora. No, non è questa, perché questa Chemical Warfare è tratta da un EP degli Slayer! Chemical Warfare! E qua siamo nella violenza! Yeah.
che massacro! Grandissimi gli Slayer, grandissimi. Lo so che è stata un po' lunga, ve l'ho tenuta tutta fino alla fine, ma questa canzone merita, chi se ne frega, lo so, erano 5 minuti e qualcosa, che in radio non si dovrebbe mai trasmettere così canzoni lunghe, ma chi se ne frega! Ci stava benissimo. Va bene, mi sono caricato a molla! Comunque, adesso arriva il momento narcisista, papà, quello in cui io vi presento il mio disco, sempre lo stesso. Siamo al terzo pezzo per la terza settimana. Il disco si intitola Se il punk è morto, io sono uno zombie. Normalmente sono tutte canzoni mie, tranne questa che è una pseudo cover. In che senso una pseudo cover? Perché io ovviamente sono cresciuto a punk e pane, punk inglese soprattutto, avevo come come diciamo punto di riferimento Camden Town, che era il quartiere di Londra dove proprio è uno dei due quartieri dove si è sviluppato il punk, quello secondo me più bello. Sono andato a Londra l'anno scorso ottobre, sono andato a Camden Town e ho trovato bancarelle. Praticamente, veramente, guardando Camden Town il punk è morto. Va bene? È stato bello, perché nel senso, non sto dicendo che è un brutto quartiere, è bellissimo, c'è un sacco di roba da vedere, però non è quello che mi aspettavo. Poi ci sono negozi allucinanti, vabbè, cioè, è rimasto comunque un quartiere un po' strano da visitare, ma non è la Camden Town che mi aspettavo. E quindi sono tornato, ho preso una canzone dei Clash, cioè London Calling, l'ho tradotta, non l'ho tradotta, cioè l'ho cantata in italiano e l'ho chiamata Londra Chiama, cambiando completamente tutto il testo. E il testo è inventato da me, ho fatto riferimenti alla canzone dei Clash, ma anche a una canzone di un gruppo autoprodotto che si chiamano i Cress, che avevano fatto la canzone Punk is Dead. E io ero indeciso tra gli Exploited, cioè Punk's Not Dead, e i Cress, Punk is Dead. E purtroppo, mi sa che c'hanno ragione i Cress. Il punk è morto, ma io sono uno zombie. La canzone è Londra Chiama, la cyberpunk in town, cioè io. Londra Chiama, sacco di soldi, Londra chiama, moda giovanile, Londra chiama, le idee sono morte, Londra chiama, stiamo annegando. Il punk è morto in quelle bancarelle, il punk è morto nei negozi firmati, il punk è morto, non è più un'idea, il punk è morto e io sto piangendo. Londra chiama. Londra chiama. SOS. Il punk è morto in quelle bancarelle, il punk è morto nei negozi firmati, il punk è morto, non è più un'idea, il punk è morto e io sto piangendo. Morto, morto.
chiama. SOS Goodbye, goodbye London. Yeah. Era la mia canzone sotto il nome di La Cyberpunk, Londra chiama, tratto dal mio ultimo disco E il punk è morto, io sono uno zombie, disco che trovate in libera distribuzione, lo potete ascoltare su Spotify al canale Dario Polvaro, oppure vi collegate al sito della mia etichetta discografica che si chiama Virus 4, è www.virus4.it, sezione Virtual CD, e lo potete scaricare gratuitamente, perché io distribuisco le mie cose in autopirateria sfruttando proprio i canali della pirateria, ma mi pirato da solo, sono scemo, però mi pirato da solo. Ma comunque torniamo alla normalità. A me piacciono le Harley, mi piacciono gli Hot Rod, mi piace il rock and roll. Mi piacerebbe vivere in un ambiente un po' particolare, la famosa high school americana degli anni 50, ma non quelle vere, quelle dei film, quelli dove tutti sono contenti, tutti sono felici, tutti che ballano. E il film principale che ci ha fatto vedere queste high school era il film Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. Ma pochi sanno che la colonna sonora del film è stata prodotta dai Bee Gees, che non c'entra un cavolo, però facevano disco music. La canzone iniziale, quella che fa da sigla col famoso cartone animato che c'è all'inizio del film, la cantano proprio i Bee Gees, e proprio quella vi faccio ascoltare dalla soundtrack di Grease, la sigla iniziale. Come on, let's go!
E abbiamo appena ascoltato la colonna sonora, anzi la sigla del film Grease. Grande film, bellissimo, lo riguarderei 1.800.000 volte, probabilmente sono già la milionesima. Comunque mi sono tolto il gilet di pelle perché inizia a far caldo, finalmente non ci lamentiamo dopo giornate di pioggia, 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 e pioggia, e pioggia, e pioggia, finalmente oggi c'era il sole, si stava benissimo. Come si sta? Si inizia a fare un po' caldino qua dentro, anche perché su queste luci che scaldicchiano leggermente, ma va bene, ci sta, bisogna soffrire per la musica. Anche se comunque dopo aver ascoltato Grease piacerebbe essere in giro per le strade con Hot Rod decappottato, il suo rumore del motore grandioso, e proprio per questo voglio rimanere in questo genere, non più nel rock and roll, anche se questa era la versione Bee Gees, quindi non era proprio ovviamente rock and roll puro. Adesso andiamo nello rockabilly con un certo signor Lee Rocker, molto conosciuto nell'ambito rockabilly, ma presumo poco conosciuto al di fuori di questa cerchia. La canzone si chiama Wild Child e ci porta via per le strade, per la Route 66, via verso l'avventura, signore e signori, Lee Rocket con la canzone Wild Child. Well, I'm just out of school and I'm a real, real cool. I got the jump, I got the job, I got the message, I'm alive. Style. I'm a real wild child. Come on, baby, shake it all night long. Shake it to the meat, come off the bones. I'm a wild one. Ooh, I'm a wild, wild one. I'm gonna keep a shaking, I'm gonna keep a moving, baby. Don't you cramp my style. I'm a real wild child. Abbiamo ascoltato Lirock con la canzone Wild Child, rifatta anche da Iggy Pop. Non so se l'ha fatta Iggy Pop, l'ha rifatta lui, ma fa niente, mi informerò e vi farò sapere. Ma dall'America ci trasferiamo in Giappone. Il Giappone culturalmente ha esportato varie cose, le principali ovviamente sono i manga, l'anime. Le anime sono tante, cioè mia moglie che è strippatissima per le anime, la sua anima preferita è Demon Slayer, me l'ha detto ultimamente, l'ha appena rivista, penso per la 262esima volta, ma c'è stata un anime che abbiamo visto insieme quando più o meno non era tanto tempo che ci conoscevamo e guardavamo appunto questa anime, che si intitola Nana. Praticamente è un anime, diciamo, a sfondo musicale. Il protagonista maschile si chiama Red e se lo vedete è Sid Vicious dei Sex Pistols, fatto e sputato, praticamente stesso con la nina, con il lucchettino, il chiodo, eccetera eccetera. Fondamentalmente è una storia d'amore, quindi l'ho trovata anche, insomma, senso, quelle parti lì le ho dovute un po', diciamo, sopportare, però poi c'erano le parti musicali che erano notevoli. C'è stato un artista, si chiama Anna,
non so come fai, se è giapponese, si chiama Anna, che praticamente è stata soldata apposta per fare la sigla, quindi non l'ho più, non si è più mai neanche sentita. La canzone si chiama Rose e è proprio la sigla di questo anime. Signore e signori, Nana! Abbiamo trasmesso la colonna sonora dell'anime Nana, va bene, dedicato ovviamente a mia moglie, che lei è proprio innamorata di questo anime e della sua colonna sonora. Questa canzone la manda proprio in visibilio. E niente, è il momento dei ringraziamenti, giustamente, perché ormai siamo già, manca un quarto d'ora, poi abbiamo finito l'ora rocchettona e passeremo a quella elettronica. Ringrazio ovviamente come sempre Onda Radio per lo spazio che mi dà. Stavolta voglio ringraziare personalmente Euro. Euro è un po' quello che ha messo in piedi la parte tecnica, con Diego ovviamente, però Euro è quello un po' cerca tutte le sue invenzioni tecniche, webcam e quello e quell'altro e quell'altro. È stato lui tra l'altro che mi ha invitato a tenere questa trasmissione e quindi lo ringrazio, perché come vi dico tutte le settimane io mi sto divertendo veramente tanto.
E continuiamo con continuiamo con la nostra programmazione con una canzone più famose del rock. Si chiama Paint It Black, che è stata coverizzata da 2862 artisti. Già vi ho fatto sentire una cover nelle settimane scorse, che era fatta a Caterina Caselli, vi ricordate, vi ho detto, presa dalle onde lunghe, un casino totale a tirar giù le note e tutto il resto. Questa invece è una canzone dei cioè è una cover sempre di Paint It Black, fatta dai Ministry. Allora, i Ministry sono un gruppo piuttosto particolare, molto strano. Lui è una specie di anticonformista a tutti i costi, va a cercare complotti qua e là e su giù, li mette nelle canzoni, fa un casino pazzesco. Comunque ha una capacità sonora notevole, e quindi ci ascoltiamo questa cover di Paint It Black fatta dai Ministry. Vai con la musica! See you.
E abbiamo ascoltato la canzone Paint in Black dei Ministry, chiaramente una cover. Ma comunque adesso voglio rallentare un attimo perché voglio un po' di atmosfera. Torniamo in Italia, anzi prima però vi ricordo ancora il numero di WhatsApp per comunicare con me, che è 371-6542-578. Comunicherete direttamente con Onda Radio Concertando di Olginate. Su, non fatemi sentire solo, dai. Comunque, torniamo in Italia e vi presento un gruppo che si chiama Modena City Ramble. Fanno musica irlandese, ma sono dall'Emilia Romagna, e questo è uno dei primissimi dischi. Il titolo del disco è Riportando tutto a casa. La canzone si chiama Il bicchiere dell'addio. È un gruppo che ho adorato, questo disco. Poi purtroppo uno dei due cantanti, quello che aveva la voce più profonda, si è trasferito in Irlanda per suonare insieme a Bob Geldof, che tanto di cappello, se Bob Geldof l'ha chiamato siamo a posto. Comunque, secondo me, poi c'è gente che li adora, ovviamente, però stiamo sempre parlando del mio gusto personale. Hanno perso un attimino con quella appunto perdita della voce profonda che aveva. Vi presento la canzone Il bicchiere dell'addio. State molto attenti al tono del cantante, che è caldissimo e profondo. Sono i Modena City Ramble. Il bicchiere dell'addio. Stanotte ritorna via. È il momento dei baci, dei saluti, abbracci e gli auguri di buona fortuna. E niente lacrime, prego, che c'è altro da fare. E stasera non piange nessuno. Io mi ungo la gola e preparo il bicchiere in onore del vecchio Bob. È la festa più grande che ci sia. C'è chi beve, chi zompa, c'è chi canta e chi si tronca, c'è chi allegro e chi si butta via. E le ragazze in gran tiro, ubriache come matte, con i guanti e con il vestito rosso. Le zitelle, le spose, le chiappone, le sciantose fanno a gara a ballare con il mostro. C'è un amico che parte e questa è l'occasione. Prenderemo la ciuca ma cantando una canzone. Fare thee well, boys, to stand all the way. Fare thee well to the ramblers who've been drinking with me and the girlies who've been looking after me. Oh, fare thee well, fare thee well. Un bicchiere solo e ce ne andremo via. E salutiamo gli amici musicisti e le ragazze sollevando il bicchiere dell'addio. In the middle of the night, I was snoozing, screaming free booze on the plane. I was drunk in immigration, but they tried to search my bags for the drugs already swallowed on the way. I was drunk again in Florence, Reggio Emilia, I was pissed. I was blue, they're plastered, legless, when in Rome. And I can't remember Italy, the Ramblers are the girls, and I can't remember how I'm getting home. But my nose has gotten redder, so I must have seen the sun. And my dick is fucking sore, so I must have had some fun. And fare thee well, fare thee well, fare thee well, boys, 'cause I'm going away. Fare thee well to the ramblers who've been drinking with me and the girlies who've been looking after me. Oh, fare thee well, fare thee well. Salutiamo gli amici musicisti e le ragazze sollevando il bicchiere dell'addio. È il momento dei balli e la caccia si fa dura. L'ermella, la mano e l'antonietta. E c'è chi punta la Claudia e chi tocca la Sima, che fortuna. La mil-
sta cantando dietro al bar, si esibisce con in mano un cavatappi. C'è un amico che parte e questa è l'occasione, vogliamo salutarlo cantando una canzone. Ragazzi, ragazzi, che roba, me la sono immaginata sta festa. Mi sono immaginato tutti che ballavano, sti vestiti rossi che giravano, il tipo ubriaco che cantava col cavatappi. Io ci voglio andare in una festa così, non ne esco vivo, sono sicuro, ci voglio andare. E questo è il potere della musica, bellissima, deve coinvolgere, deve tirarvi dentro. E adesso siamo giunti al termine della nostra parte schitarrata e rock! E nonostante io sia carico, carico, carico,